tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it. Su Voci.fm torna Chiara Fabiano, ma ben trovata, come stai? Grazie, molto bene. Siamo qui alla festa del cinema, intanto volevo dirti una cosa, ma non so se si può dire per tre volte di fila, Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. No, io non lo direi per tre volte di fila. Siamo qui alla festa del cinema, abbiamo partecipato a un evento Suggestioni dal 7 numero 11, tu sei stata una dei relatori, dei protagonisti, degli ospiti, e proprio appunto per il tuo doppiaggio di Jenny Ortega in Beetlejuice, Beetlejuice. Cosa ci puoi raccontare a riguardo? Ti sei divertita? Molto, diciamo che sono stata molto onorata di essere stata associata a doppiatori di questo calibro e anzi anche un po' agitata ad essere associata a doppiatori di questo calibro, e sono qui per Jenny Ortega, attrice che ho doppiato in parecchi film, parecchie serie TV, e sono onorata di continuare a doppiarla in tutti i suoi progetti perché la trovo un'attrice veramente straordinaria. E si parlava anche ovviamente di emozioni, il doppiatore deve riportare, no? Le emozioni, deve dare emozioni, e per questo insomma si ha un po' timore, si polemizza un po' contro, no? La minaccia dell'intelligenza artificiale. Tu sei giovanissima, anche la tua generazione in qualche modo teme un intervento troppo invasivo dell'intelligenza artificiale nelle nostre vite, nel nostro lavoro? Allora, temerlo sì. Il giusto, e io penso, io ho studiato l'anno scorso filosofia del diritto, il nostro professore nel suo libro ci ha spiegato quanto l'unica differenza tra la macchina e l'essere umano siano le emozioni, quindi diciamo che la macchina può superare l'essere umano quantitativamente su tutto, ma non qualitativamente, e il nostro è un lavoro che si basa principalmente sulla qualità e sulle emozioni, che sono fondamentali in questo lavoro, quindi non penso che una macchina possa sostituire l'essere umano nel doppiaggio. Senti, te l'ho già chiesto, ma insomma è passato un po' di tempo, cos'è il doppiaggio per te? Cosa continua ad essere il doppiaggio per te? Allora, non mi ricordo cosa avessi risposto l'anno scorso, e per me... Brava! Grazie! Complimenti in diretta! Per me il doppiaggio è casa, è fondamentale nella mia vita, non mi ci vedo senza. Ciao Voci.fm! Tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it.